io sono Max dei Berro Fronzo, benvenuti in una nuova puntata della serie dedicata ad Hearthstone che all'interno di questo canale ripercorre l'avventura della Lega degli Esploratori. Ho praticamente montato la cosa di StarCraft ma l'ho aggiustata per questa cosa qua. Oggi andiamo ad affrontare il boss di fine ala di questa ala, appunto, scusate la ridondanza, d'accordo? La dama Nazgillar, che ha come effetto perla delle maree, alla fine del turno trasforma tutti i servitori in altri che costano uno in più. Scegliamo e andiamo con il Rhinolock, perché è una cosa che mi diverte molto. Il Rhinolock è praticamente un Warlock, né più né meno, che gioca solamente carte in monocopia, perché sfrutta il potere di Rhino Jackson, che è quella carta che costa 6, che è un 4-6, che è la leggendaria che abbiamo visto nella prima ala, che se tu hai solamente una carta per tipo in tutto quanto il mazzo diventa una cosa molto bella, ritornare a tutti quanti i punti vita. Diciamo che questi due li mettiamo via e il losco venditore ce lo teniamo, perché rinvenire carte è bello. Qua ci viene tutto quanto un po' altino come costi, ma non è un problema. Tocca a me, io purtroppo non ho droppo a uno. Esatto. Ah, che bellezza. Allora io faccio così. Cosa facciamo? Questo è assolutamente casuale. Questo è il segreto, noi non abbiamo niente provocazione perché fa cagare. Faremo questa qua che è la giovane vestale e faremo fine turno. Naturalmente ci distrugge il 2-2 perché lui è forte e si pompa la creatura 1-1. Ah, è una passiva a fine del turno. È diventato una 2-2 capo dei Defilas. Come se la cavano gli altri? Reno è tornato con la verga del sole e Bran sta arrivando. È una cosa che mi fa schifo, però non possiamo fare granché altro. Cioè, in realtà sì che possiamo fare altro, potevamo fare di tutto, però oddio. Buono il gigante di magma. Ok, fortissimo Branf. A lui è venuto il 5-4 e a noi è venuto questa merda. Se controlla un segreto alla fine del turno, rigenera, bla. Fai due danni a tutto quello che non è un demone, cioè anche lui. Non che possiamo fare molto, sicuramente non possiamo andare con un 2-4 contro un 5-4 perché ce lo disfa senza che non otteniamo assolutamente niente. Continuiamo a pescare perché va bene, è bello. Lui ci viene in faccia e tutti quanti i nostri cosi si... Oh signore Dio. Di morte. Sì, in effetti anche a me. Allora io direi di fare una cosa del genere. Di fare una cosa del genere e di tradare il 3-5. Così tutte le creature ci rimangono vive. E a meno che lei non giochi uno sparecchino di massa, adesso uso il potere e noi siamo sepolti di creature a random. Oh Gesù, che cazzo devo fare? Ah, che cosa abbiamo? Il senza volto, l'1-5 che distrugge il nemico con provocazione. Oh madonna santa. Non so neanche che senso ha mettere le creature, perché tanto, nel senso, come possiamo dire? Ogni cosa è brutta. Il dovere chiama. Andiamo in faccia con tutto quanto, che ce ne frega del 4-5 se tanto... Ecco. Se è proprio necessario. Cosa giochiamo però? Questo è il dilemma, d'accordo? Non possiamo giocare questo. Potremmo giocare questo. Ma è solo perché non ho idee migliori, perché tanto alla fine, cioè... Attenzione. Ecco. Lui tradda. Sì, è assolutamente inutile che tu ci imposti la salute, perché adesso... Oh Gesù! Che cazzo è successo? Fermi! Ah, allora, avevo l'allarmo bot che mi ha messo un altro servitore a caso e mi ha messo proprio il gigante di magma. Culo! Ed è venuta roba con molta vita, quindi forse abbiamo lita. Lui ha 20, 11, più 6 fa 17, sì, abbiamo lita. Anche se quasi quasi l'avrei continuato un pochettino, però non ho voglia. Anzi, facciamo che... No, no. Oddio, no, 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 no. Facciamo... Che abbiamo sfidato la sorte anche troppo.
Madonna santissima, che cazzo di roba era? Non siamo neanche passati livello 56. La perla è nostra! Accompagnami al salone degli esploratori e ricostruiremo il manufatto. Sì. Serpente della fossa distrugge qualsiasi servitore danneggiato. Questo servitore non è neanche stealth. Strega del mare Naga, le tue carte costano 5. Tutte. LOL. Va bene. Quindi puoi giocarti questa carta e Ragnaros. Abbiamo effettivamente salvato Pirro, il Lunagufo Silvano e tre sfide di classe perché non ce ne bastava una. Ah, ma che meraviglia! Ah? Ecco appunto. Ah, è disponibile la settimana 4. Bene, allora da questo momento in poi io non so che cosa ci aspetta, perché praticamente la BlizzCon ci hanno dato un sacco di cose belle come informazioni, ci hanno presentato tutto quanto quello che c'era in questa espansione fino ad adesso, ma quest'anno non l'hanno presentata, quindi non ho idea di che cosa ci troveremo dentro. In ogni caso, noi l'avventura di sé per sé l'abbiamo fatta, quindi adesso ci appronteremo a fare le sfide di classe. Ma questa, signora, è un'altra storia, perché la puntata di oggi finisce qui. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia fino adesso. Per cortesia, prima di andare via, lasciate un mi piace e commentate questo video. Se vi va, anche condividetelo in maniera tale che altri possano vivere questa avventura assieme a noi. Io vi do appuntamento domani e, considerato che non altro è rimasto da dire, da Max di Berro Fronzo, adios a todos!